Stanno assumendo giorno dopo giorno le sembianze di una struttura sanitaria i due capannoni dell'ex CREAF di Prato scelti dalla regione per ospitare entro poche settimane i pazienti Covid non acuti con tanto di TAC mobile e serbatoio esterno per l'ossigeno. Stamani il presidente della regione Eugenio Giani e l'assessore alla protezione civile Monia Monni hanno fatto un nuovo sopralluogo in via Galcianese per verificare lo stato dei lavori. L'edificio lungo via Dossetti è quello più avanti e dovrebbe essere pronto per il 9 dicembre. Conterrà da un minimo di 170 a un massimo di 192 posti letto. Il secondo immobile, con affaccio su via Galcianese ma accessibile sempre da via Dossetti grazie a una corte interna, viaggia con 2 settimane di ritardo rispetto al primo. Potrà contenere dai 100 ai 120 posti letto. Tirando le somme complessive, l'ex CREAF metterà a disposizione dai 270 ai 312 posti letto. Come si vede, i numeri sono diminuiti ancora rispetto alle prime stime e a quelle dei giorni scorsi. Questo perché vanno ricavati anche spazi ad hoc per le attrezzature per il personale. A proposito, sono in corso le selezioni, ma nessuno azzarda numeri sulla forza lavoro necessaria per far funzionare la struttura. Gianni definisce questi spazi Centro Covid Pegaso, un punto di riferimento per la Toscana. Che rappresenterà per la Toscana l'eccellenza degli studi su quello che rappresenta questa malattia. Le condizioni di emergenza ci permettono di derogare a tutta una serie di parametri sanitari stringenti. Per esempio, avremo camerate da 8 posti anziché da 4. Per coprire il fabbisogno di personale e pazienti saranno allestiti anche dei bagni in un container esterno ma collegato alla struttura. Come già avviene al Santo Stefano, anche al CREAF sarà possibile donare il plasma iperimmune. Io ne ho parlato con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ne ho parlato con il commissario Arcuri, sicuramente qualcuno di loro. Uno di loro sarà qua, inviteremo anche il ministro Speranza perché questo diventa il primo centro italiano dedicato alla cura, all'analisi, probabilmente alla raccolta in una banca del sangue e del plasma di ciò che è la specificità Covid. I tecnici hanno ribattezzato i due edifici, Prato 1 e Prato 2, mentre i circa 60 letti in realizzazione al Santo Stefano si chiameranno Prato 3. Gianni ha promesso un sopralluogo anche in quest'ultimo cantiere, ma nei prossimi giorni. Con l'occasione ha anche annunciato una bella notizia per la città. Prato sarà punto di riferimento logistico per l'intera Toscana e che a mio giudizio, ne ho parlato ieri con un consigliere dell'Interporto, Domenianni, potrà offrire quella capacità di risposta non solo per la Toscana ma anche per il centro Italia. Presente al sopralluogo anche il sindaco Matteo Biffoni, più fiero dell'ampliamento del Santo Stefano che della trasformazione del CREAF. Non faccio i salti di gioia, ma in tempi come questi, in cui la pressione è alta, ce lo facciamo andare bene. E sulla proposta di Gianni di chiedere che le province di Grosseto e Siena siano fuori dalla zona rossa, aggiunge: dico solo attenzione a fare passare messaggi sbagliati che rischiano di come dire, confondere la già impaurita o comunque vada già confusa comunità che stiamo vivendo.